Melito Porto Salvo, 8 settembre 2014. Siamo nella sede del PD insieme al dottor Tito Anastasi, probabile candidato alle regionali, di questo poi vedremo più avanti, e col segretario Tino Laganà, a cui giriamo subito il microfono. Abbiamo saputo che il Partito Democratico ha fatto una grande riunione per inaugurare la nuova sezione. Sì, vi ringrazio dell'intervista che ci dà la possibilità e l'opportunità di poter comunicare con tutto il popolo melitese e non solo, dell'area gregana che non solo, sfruttando questa bella occasione e questa bella opportunità, intendiamo innanzitutto ancora ringraziare chi ha fatto tanta strada il 6 di settembre, che era sabato scorso, per essere presente all'inaugurazione della nostra sede, dove c'era un europarlamentare, Massimo Paolucci, che veramente è stata una gradita sorpresa, insieme al deputato Francesco Leva, insieme all'altro deputato nostro compaesano e peraltro sempre sensibile alle problematiche del nostro territorio, sempre presente, lo vediamo infatti nell'area greganica, molto attento, molto presente e molto sensibile per le nostre esigenze, i nostri problemi, che è Demetrio Battaglia. Assieme a loro c'erano anche due consiglieri regionali, Nino De Gaetano e Demetrio Naccari Carlizzi. C'era il vice segretario regionale Nicola Irto, c'era Sebi Romeo, il nostro segretario provinciale, e c'era gran parte, tranne qualche assente giustificato per motivi di lavoro, dei segretari dell'area greganica, di tutti i miei colleghi, che ringrazio, quindi tutte queste persone che si sono prodigate. Anche qualche sindaco. Sì, c'era anche il sindaco di Condofuri, che è parte attiva, essendo un ex segretario, è sempre parte attiva pure lui al circolo di Condofuri, e nelle riunioni che intratteniamo nell'area è sempre presente anche lui, attento alle problematiche del nostro territorio. Una sezione aperta sul Corso Garibaldi proprio di fronte all'ospedale. Una sezione aperta di fronte all'ospedale, diciamo, questa sua domanda è un assist che mi sta proponendo, infatti cade veramente, come si suol dire, a fagiolo, ribadire il problema grande, brutto e triste del nostro ospedale, in quanto tutto il popolo melitese e del tutto il comprensorio dell'area greganica, questo ospedale è stato per anni il fiore all'occhiello di tutta la provincia all'inizio, e ultimamente era un'ancora di salvezza per le persone che nella nostra zona si sentivano male, e con tutte le problematiche che la 106 offre per andare a Reggio Calabria, scampare, diciamo, alla vita se ci sono dei problemi urgenti, ci pare purtroppo cosa assai difficile e complicata per raggiungere Reggio Calabria, che è l'ospedale più vicino, e non ne parliamo per andare a Locri, che è ancora più distante. Noi nella sede dell'inaugurazione, il dottor Anastasi è qui presente, ha esortato, visto che c'erano tutti gli esponenti del nostro partito ai massimi livelli, un impegno vero e concreto per il nostro ospedale. Io mi servo di questo assist per... Non mi stanco mai di menzionare un altro problema spinoso che affligge la nostra area greganica, che è la centrale a carbone. Purtroppo con un ospedale che ci vogliono chiudere, ci cercano di impiantarci questa centrale a carbone, dove sembrerebbe che... non solo che non ha quell'incremento di posti di lavoro che millantano chi cerca di mandare avanti questo progetto, ma andrà a distruggere tante colture, tra cui il bergamotto, che è il fiore all'occhiello dell'area greganica, che è qua solo il microclima dove si costruisce. E non solo questo, perché la cosa più grave è che va a distruggere noi esseri umani con le micropolveri che emette. I partiti a Melito ci sono, il Partito Democratico c'è. Il Partito Democratico, per la verità, a Melito c'è sempre stato da quando si è istituito, e io dopo qualche anno che c'è stata
una piccola, diciamo, diatriba che non avevano aperto la sede nei modi e nei tempi giusti per celebrare in congresso. Ci siamo sempre stati, voglio dire, qua c'è presente il dottore Menniti che è stato sempre al mio fianco e mi ha aiutato, ci siamo aiutati vicendevolmente per barcamenarci e tirare avanti e mettendoci sempre la faccia, mai ci siamo tirati indietro quando tutti rifuggivano il Partito Democratico, quando chi adesso scrive fesserie sui social network o su qualche organo di stampa andava a votare alla provincia per Raffa, noi eravamo qui a votare per il Partito Democratico, quando altri erano tesserati in altre liste o di centrodestra o di centrosinistra e facevano delle interviste rilasciando, noi eravamo qui assieme al dottore Menniti a votare Partito Democratico, quando tutti se ne andavano insomma del Partito Democratico perché non avevamo la visibilità e non avevamo la forza che adesso il nostro segretario nazionale è riuscito a darci, noi eravamo qui a mettere la faccia. Noi adesso dobbiamo ringraziare da qualche anno anche il dottore Anastasi e Carmelo Vinci che è neo tesserato, voglio dire, perché Carmelo Vinci, voglio dire, anche da non tesserato nei vari congressi che si sono celebrati ultimamente si è sempre prodigato a portare persone a votare e a contribuire quindi alla buona riuscita dell'esito dei congressi. Un partito ben organizzato, poi nei prossimi giorni ci sarà una calendarizzazione, no? Certamente adesso, voglio dire, sin da subito si aprirà il tesseramento. Il nostro partito è un partito che è sempre stato aperto alle persone che vogliono entrare dialogando in modo costruttivo, ma non dialogando in modo costruttivo significa mandare lettere o scrivere delle fesserie sugli organi di stampa, significa venire qua in sede, discutere, magari bisticciarsi amichevolmente tra virgolette, però poi uscire con l'idea della maggioranza. Io neanche dico uscire con l'idea del direttivo o del circolo, con l'idea della maggioranza, perché è uno che sta in un partito che ha un nome partito ma soprattutto democratico, deve badare alla democrazia. Io ho visto ultimamente qualche intervista in un organo di stampa dove si diceva che è finita la politica dei voti e che adesso praticamente ci stanno a dire che le persone che magari hanno i voti e quindi i consensi, perché la gente, voglio dire, va a premiare chi si è comportato bene, chi ha lavorato bene eccetera eccetera, non va bene più, non lo possiamo più proporre per fare, mi scusi che devo terminare, per fare, voglio dire, politica, ma dobbiamo andare a cercare delle persone che magari latitano da questo punto di vista. Noi come Partito Democratico non siamo mai entrati in polemica con nessuno, mentre dagli altri schieramenti, sia politici che non politici, veniamo spesso nominati su social network o anche su mezzi di stampa, e noi ci fa piacere da un certo punto di vista, perché se ci nominano vuol dire che ci fanno anche della bella pubblicità, però voglio dire... È un partito di grande responsabilità, perché ora ci sono le elezioni regionali, poi in primavera le comunali e forse anche le nazionali. Certamente noi andremo a proporre un dialogo innanzitutto all'interno del nostro circolo, in primis con il direttivo all'interno del nostro circolo, dove stiamo cercando di portare avanti per il nostro territorio una candidatura alle regionali, una candidatura che è una bella figura di un giovane professionista che si propone e si presenta molto bene all'attenzione non solo della nostra area ma in tutta la provincia di Reggio Calabria, e quindi non abbiamo, credo che merito anche del circolo di merito, se riusciamo ad avere un candidato proprio del Partito Democratico alle nostre regionali. Dopodiché, dopo finita la fase delle regionali, ci sederemo con gli altri partiti politici o con delle persone che vogliono interloquire con noi per cercare di trovare una soluzione giusta, equilibrata, trasparente e legale
al massimo per poter affrontare le tornate elettorali che in primavera ci auguriamo ci consentiranno di porre fine a questo commissariamento che c'è nel comune di Merito Porto Salvo, dove i cittadini sono tartassati e bistrattati dalle tasse, perché si sa che quando arrivano i commissari tutte le tasse vanno alle stelle. Speriamo di essere in grado, e noi siamo sicuri di farcela, di avere pronta una proposta politica per il bene di tutti i cittadini, dove la gente sarà contenta di votare il Partito Democratico non per il partito o per le persone, ma per la proposta politica che sicuramente riusciremo ad approntare. Adesso andiamo a chiacchierare brevemente con il dottore Tito Nastasi. Si è detto in questi anni che il comprensorio di Melito Porto Salvo, o lo Interland di Melito Porto Salvo, più di 50.000 abitanti, perché adesso la regione ha esteso quest'area fino ad Aprico con tanto di decreto, e quindi diciamo che c'è un comprensorio di quasi 60.000 abitanti. Bene, in questi anni Melito Porto Salvo è stato rimproverato, per la verità, tutta la zona ionica, di non avere candidati, di non avere progetti, di non avere... Qui a Melito comunque questa volta il candidato c'è, è un addetto ai lavori qualificato, il dottore Nastasi, a cui giriamo subito il microfono per una breve scheda personale, diciamo succintamente alcuni dati. Ma hai detto bene. Una presentation, diciamo. Hai detto bene, dal punto di vista politico merita attenzione. C'è bisogno di avere una dignità politica, perché il territorio è vasto. Le problematiche sono tante, e soprattutto sulle problematiche quest'area ha visto poco e niente i politici sia dell'una che dell'altra parte. Alle regionali zero, alle provinciali zero e alle politiche zero. Sì, dicevo che effettivamente il vero problema, un problema annoso, è che mancando rappresentanza politica effettivamente ci troviamo con i problemi a viverli e a subirli da soli. Il segretario prima faceva riferimento all'ospedale, faceva riferimento a questa questione che noi come partito stiamo cercando da tanti anni di opporci, ovvero quello della centrale al carbone, perché non pensiamo che può essere questo l'obiettivo di sviluppo di quest'area. Hai tanti problemi che la cittadinanza vive quotidianamente, e che mancando effettivamente degli interlocutori ai vari livelli, ahimè, dobbiamo fare di necessità virtù. Noi non abbiamo né la presunzione di dire che effettivamente il Partito Democratico è l'unico partito, né la presunzione di pensare che effettivamente ci siamo solo noi. Questo obiettivo lo stiamo condividendo ormai da un anno con tantissime persone, con dei confronti aperti, con dei confronti che effettivamente volevano coinvolgere tutto il territorio, quindi in primis gli amministratori. Comunque all'inaugurazione della sezione c'erano grandi personalità, sia a livello nazionale che a livello locale. Io li ringrazio, effettivamente l'ho fatto già il segretario. Noi abbiamo bisogno della presenza di queste personalità, perché è importante. Cosa più importante è quella di avere anche la sostanza di questi personaggi, e la sostanza la dobbiamo avere quando effettivamente ci sono delle questioni importanti che i nostri interlocutori, ovvero questi personaggi, questi compagni di partito, anche loro devono cercare di affrontare al meglio. Quindi il vero obiettivo è questo, il peso specifico da portare al partito come obiettivo nostro, è far valere questo peso specifico affinché vi sia un'interlocuzione diretta. Noi abbiamo bisogno di questo. Detto questo, ritengo che il nostro territorio è un territorio che a 360 gradi ha subito, diciamo che la zona grecanica sia la più arretrata. Soprattutto negli ultimi anni il governo di centrodestra ha fatto sinceramente dei danni irreparabili. Non ultimo, l'altro giorno sono passato a vedere l'ospedale. Il 17 maggio hanno inaugurato il poliambulatorio con tanto di iniziativa, in pompa magna è venuto il governatore e così via. Già il tetto del poliambulatorio neanche
hanno iniziato a fare una visita, è caduto. Cioè, se questo è il governo regionale di centrodestra che abbiamo avuto, io ritengo che la nostra area merita ben altro, merita un governo di persone serie, di persone che non fanno clientela, di persone che effettivamente hanno la voglia di dare un contributo spassionato, perché noi non facciamo politica per alcuno dei nostri interessi, e questo lo possiamo dire ad alta voce. Noi facciamo politica perché crediamo che siamo nelle capacità di poter dare un contributo insieme ai tanti, alle tante persone che vivono nel territorio. Quindi l'obiettivo è questo: abbiamo l'umiltà di riconoscere i nostri limiti, non siamo dei presuntuosi, però tantomeno, e questo non lo permettiamo a nessuno, di essere attaccati vilmente, in modo vile, su, né nei comportamenti né nelle parole. Questo respingeremo con forza il mittente, qualunque sia il mittente. Noi non tolleriamo certi comportamenti, si discute, ci si confronta, ma sul personale non consentiremo a nessuno di attaccarci. Allora, il curriculum vitae del dottore Nastasi diciamo prevede, anzi, diciamo che è stato vice sindaco nel comune di Melito Porto Salvo. Sono stato il vice sindaco di un'amministrazione sfortunata, perché siamo stati sciolti, ne prendiamo atto, ne abbiamo preso atto, ha riguardato la nostra amministrazione, e questo sono dati di fatto. Ma questa ormai è acqua passata, che non immagina mulino. Possiamo discuterne tranquillamente, anche perché quello che è successo è alla luce del sole. Dobbiamo aspettare anche il terzo grado di giudizio. C'è stata una questione più che altro personale che ha riguardato il sindaco, perché, ringraziando Dio, non c'era motivo, tutti i componenti di quella maggioranza ne sono usciti indenni. Al di là del chiacchiericcio, del buttare fango o meno, noi siamo delle persone a posto, siamo delle persone pulite, solo gli speculatori o gli sciacalli buttano fango. Quindi mi preme, soprattutto in questa fase, difendere l'operato della magistratura, ma anche tutelare chi ha subito effettivamente questi contraccolpi. La macchina del fango ha fatto già la sua parte, ora bisogna guardare al futuro. Ripeto, noi, e mi sento di parlare a nome delle tante persone che hanno vissuto quell'esperienza, e non solo, delle tante persone, tanti cittadini che hanno supportato quell'amministrazione, che ha avuto solo 7-8 mesi di vita, perché è stata un'amministrazione che ha avuto un suffragio importante. Riteniamo che di quella vicenda ne dobbiamo trarre tutti insegnamenti, ma soprattutto, ribadisco, siccome li conosco personalmente, tutti i soggetti che hanno fatto quell'amministrazione, possiamo camminare a testa alta nel Paese. Tito Nastasi, una vita da mediano, anche in politica? Io sto andando sempre all'attacco in politica. Sono candidato alla provincia, dove tutti effettivamente non mi accreditavano, mi sono ricandidato al comune, oso candidarmi alla regione senza presunzione, ma con una condivisione nel mio partito, col circolo e non solo, anche nel territorio. Quindi direi che è una vita da attaccante, speriamo di segnare questa volta. Ecco, parliamo un po' di programmi, perché certamente il candidato Nastasi avrà nella testa quei 2-3 punti, 4 importanti, su cui poggerà tutta la sua azione politica. Allora, io quando firmerò la candidatura sarò effettivamente candidato, ci stiamo lavorando, si è sbilanciato il segretario provinciale del partito, ho interloquito più volte con gli organi di partito a livello regionale, e soprattutto già che il partito stesso ritaglia uno spazio importante non per la candidatura di Tito Nastasi, ma per la candidatura di Aria, questo non può farmi che piacere. Ma c'è l'investitura ufficiale, visto che c'erano l'altra sera tutti i grossi papaveri del PD? C'è l'investitura, io dico che effettivamente si deve ragionare su una piattaforma programmatica che metta al centro alcuni punti, che sono punti su cui non si può prescindere. Il nostro territorio, la fascia ionica, ha bisogno di una rappresentanza, perché si deve agire nei territori, si deve essere presente e viverla la problematica. Non me ne voglia nessuno, però in questi anni abbiamo visto poco le persone che ci rappresentavano, soprattutto i nostri consiglieri regionali, e quindi questo ci ha indotto a fare questo tipo di valutazione. Noi
come partito cercheremo di incentrare la nostra azione sulla salvaguardia del bene comune, come può essere l'ospedale. Quindi c'è il rilancio dell'ospedale in primis. Ma noi lo metteremo come punto saliente nel programma del partito. Il PD a livello regionale farà le liste e noi già abbiamo discusso tante volte sia con il segretario regionale che con quello provinciale, ma anche a livello nazionale con i nostri interlocutori, in particolare con l'onorevole Battaglia, che già sa quello che effettivamente questa area, perché l'ha vissuta, esige. Cioè noi vogliamo attenzione ai nostri problemi, li vogliamo affrontare insieme, vogliamo spenderci per il partito, ma vogliamo che il partito dia... Quindi alternativa alla centrale, per esempio, a carbone? Alternativa alla centrale, ci possono essere diverse alternative, bisogna vedere qual è la volontà vera. La volontà vera è degli organi nazionali e così via. Io credo che effettivamente il nostro territorio, essendo un territorio a vocazione turistica, deve cercare di fare un ragionamento in quell'ambito, strutturare quell'area proprio per la vocazione turistica. Oso dire anche qualcosa, non so se... A proposito di turismo, mentre gli altri centri si prendono le bandierine e le vele azzurre, Meleto, Porto Salvo si prende i turisti. Mai visto un boom come quest'anno, migliaia e migliaia, che addirittura non c'era nemmeno un buco per parcheggiare una macchina. E questo fa piacere perché significa che la nostra città mantiene la sua attrattività, c'è un mare favoloso, c'è il borgo di Pentidattolo, ci sono tanti altri luoghi, soprattutto c'è la gente che è molto accogliente, al di là di che ne pensino tante persone o che soprattutto le cronache dipingono in modo distorto, c'è la gente che è la gente aperta. Meleto, Porto Salvo, piccola capitale del turismo di massa. Questo mi auguro che si possa negli anni rafforzare, soprattutto che le future amministrazioni mettono come priorità questo obiettivo del rilancio turistico. Però ci sono tante cose da fare, solo credo. Tipo il rilancio della metropolitana. Ma al di là di questo, credimi Mimmo, noi abbiamo vissuto delle esperienze amministrative. Esperienze che ci hanno forgiato anche come uomini, vi ripeto, parlo a nome di tutti i componenti che hanno vissuto queste esperienze, anche di quei componenti che ora si ritrovano in dissenso e che magari quasi negano o rinnegano quello che hanno vissuto e che sono in tanti, ti assicuro, negli anni, negli ultimi 10-15 anni. Bisogna lavorare tutti insieme. Ma non bisogna finirla di fare guerre, di fare polemiche, di distorcere la verità. Noi siamo aperti, però non possiamo tollerare, come dice il segretario, che effettivamente qualche cane sciolto dal guinzaglio del proprio padroncino possa buttare fango su di noi. Questo non lo permetteremo. Noi stiamo cercando di spenderci per il nostro paese. Le chiacchiere a noi interessano poco. Quindi lotta alla disoccupazione, se non progetti per l'occupazione. Il programma deve essere un programma condiviso a 360 gradi che riguarda questi punti che stai dicendo tu. Ovviamente un programma che non deve fare Tito Anastasio, Domenico Salvatore o il segretario, è un programma che va allargato anche alle altre forze politiche, che va allargato alla cittadinanza, ma soprattutto cercando di dare spazio alle tante belle risorse che ci sono nel paese, ai tanti giovani, a coloro che vogliono contribuire. Io personalmente non ho la presunzione di fare politica a vita. Cioè, posso pure defilarmi tranquillamente, però vorrei che gli altri facessero un passo avanti, non solo a parole, anche con i fatti. Si parla pure della pedemontana cosiddetta grecanica, che partendo da Reggio, dalla vallata del Valaniti, dovrebbe unire Montebello, Bagalati, San Lorenzo, Roccaforte, Condocuri. Questo è un obiettivo che da tanti anni che si ha, è un obiettivo secondo me realisticamente anche difficile da perseguire. Ripeto, uno deve conciliare gli obiettivi strategici del territorio anche con quelli che ormai sono le risorse che i bilanci degli enti hanno. Si deve soprattutto mirare ai servizi sociali, si deve mirare al turismo, si deve lavorare con i giovani, ci dobbiamo aprire tutti ai giovani e dare lo spazio che meritano, perché ripeto, personalmente non lo so se sarà l'ultimo meno esperienza politica per me, però mi sento di aprire, cioè che i giovani facciano un passo avanti e noi per quello che possiamo anche indirettamente li supporteremo.